È stato accolto dal prefetto di Lecce Giuliana Perrotta l'ambasciatore svizzero Bernardino Ragazzoni in visita ufficiale a Bari, invitato a prolungare il suo viaggio e visitare anche il Salento, con un preliminare incontro ufficiale con i maggiori rappresentanti della provincia, politici, amministratori, forze dell'ordine e tanti imprenditori. Paese di paesaggi incontaminati, di città pulite, di fiorente economia, la Svizzera evoca al solo nominarla immagini piacevoli, ha detto il prefetto, ringraziando l'ambasciatore accompagnato dal console onorario di Puglia, Petroni Griffi, ma soprattutto terra che con il sud dell'Italia legami antichi e profondi. Basta pensare che gli italiani costituiscono la maggior parte della popolazione svizzera, i pugliesi in particolare sono per numero la seconda realtà dopo i lombardi. Migliaia di salentini sono emigrati in Svizzera mettendo su famiglia, moltissimi sono poi rientrati in patria portandosi dietro mogli e mariti elvetici ed ecco che il sangue dei due paesi si è mescolato creando un legame profondo che ha contribuito, ha detto l'ambasciatore, a modificare anche la cultura e le abitudini svizzere. Un legame importante anche per l'economia dei due paesi, con le esportazioni dei prodotti salentini e con gli investimenti svizzeri, soprattutto nel settore energetico, e che si è dimostrato profondo, come ha sottolineato il procuratore Cataldo Motta, anche in occasioni di delicate indagini che hanno richiesto l'impegno delle procure elvetiche. Senza considerare che i turisti svizzeri continuano a visitare sempre numerosi la nostra terra e che sono quelli che si fermano di più scegliendo gli alberghi di lusso. Uno scambio reciproco di apprezzamenti quindi ed un incontro che si spera getterà le basi per un legame sempre più profondo e di contatti sempre più importanti tra Svizzera e Salento.